Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 51 e 52, 14-15 marzo del 1900. Avendomi il confessore data l'ubbidienza di pregare il Signore di manifestarmi il modo come fare per tirare gli animi dal cattolicesimo e per togliere tanta miscredenza, io ho pregato parecchi giorni ed il Signore si benignava di manifestarsi su questo punto. Finalmente questa mattina mi sono trovata fuori di me stessa, trasportata dentro un giardino e mi pareva che fosse il giardino della chiesa. Ed ivi erano tanti sacerdoti e altre dignità che disputavano sopra questo soggetto, e mentre disputavano usciva un cane di smisurata grossezza e fortezza che la maggior parte restavano tanto impauriti e spossati che giungevano a farsi morsicare da quella bestia e dopo si ritiravano vigliacchi dall'impresa. Solo quel cane inferocito non aveva forza di mordere quei soli che avevano come centro Gesù nel proprio cuore e che quindi veniva a formare il centro di tutte le loro azioni, pensieri e desideri. Ah sì, Gesù formava il suggello di queste persone e quella bestia restava tanto debole che non aveva forza neppure di fiatare. Ora, mentre disputavano, io mi sentivo Gesù da dietro le spalle che diceva: tutte le altre società conoscono chi appartiene al loro partito, solo la mia chiesa non conosce chi sono i suoi figli. Il primo passo è conoscere chi sono coloro che le appartengono e questi li potete conoscere con lo stabilire un giorno una riunione in cui li inviterete.
che chi è cattolico vi intervenisse al luogo ben destinato per tale riunione e ivi con l'aiuto dei cattolici secolari stabilite quello che conviene fare. Il secondo passo è di obbligare alla confessione quei cattolici che vi intervengono, cosa principale che rinnova l'uomo e forma i veri cattolici, e questo non solo a quelli che si trovano presenti, ma obbligare chi è padrone che obbligasse sui sudditi della confessione, quando non giungono con le buone, anche con rimandarli dal loro servizio. Quando ogni sacerdote avrà formato il gruppo dei suoi cattolici, allora potranno inoltrarsi ad altri passi superiori, perché riconoscere l'opportunità del tempo, come inoltrarsi nei partiti, e la prudenza nell'esporsi è come la potazione degli alberi che fa produrre grossi e stagionati frutti. Ma se l'albero non è potato, vi fa sì una bella pompa di primule e di fiori, ma appena cade una brina, soffia un vento, non avendo un umore sufficiente e forza di sostenere tanti fiori per ricambiarli in frutti, avviene che i fiori se ne cadono e lui rimane spogliato. Così succede nelle cose di religione. Prima dovete formarvi un corpo di cattolici convenienti da poter far fronte agli altri partiti. E poi potrete giungere ad inoltrarvi negli altri partiti per formarne uno solo. Detto ciò, non l'ho sentito più e senza neppure vederlo mi sono trovata in me stessa. Chi può dire la mia pena per non aver visto il benedetto Gesù per tutto il giorno e le lacrime che ho dovuto versare? Continuando a non venire Gesù, io mi struggevo in dolore e mi sentivo una febbre da dare in delirio. Ora, siccome il confessore è venuto a celebrare il divino sacrificio, ho fatto la comunione, ma non vedevo secondo il solito il mio caro Gesù, onde ho cominciato a dire i miei spropositi. Dimmi, mio bene, perché non ti fai vedere? Questa volta pare a me che non ti abbia occasi dato occasione per sottrarti. Come? Alla buona mi lasci? Neppure gli amici di questa terra agiscono in questo modo. Quando devono star lontani, almeno si dicono addio, e tu neppure a dirmi addio? Come? Così si fa? Perdonami se così parlo, è la febbre che fa dare in delirio e mi fa giungere alla follia. Chi può dire tutti gli spropositi che gli ho detto? Sarebbe un voler perdere tempo. Ora, mentre stavo delirando e piangendo, Gesù ora faceva vedere una mano, ora un braccio. Quando ho visto il confessore che mi dava l'ubbidienza di soffrire la crocifissione e Gesù, come costretto dall'ubbidienza, si è fatto vedere, io ho detto subito a lui: perché non ti facevi vedere? E lui, mostrando un aspetto severo, ha detto: è niente, è niente. È che voglio castigare la terra ed io anche a stare in buono con una sola creatura, mi sento disarmato e non ho forza a mettere mano ai castighi. Perché col farmi vedere tu incominci a dire, se vedi che devo mandare castighi, versate a me, fate soffrire me, ed io mi sento vincere da te e mai metto mano ai castighi, e gli uomini non fanno altro che imbaldazzine di più. Ora, continuando il confessore a replicare l'ubbidienza di farmi soffrire la crocifissione, Gesù si mostrava molto lento a farmi fare questa ubbidienza, non come le altre volte, che subito voleva che mi sottomettessi, e ha detto a me: e tu che vuoi fare? Ed io: Signore, quello che voi volete. Allora, volgendosi al confessore con aspetto serio, gli ha detto: anche tu vuoi legarmi col darle questa obbedienza di farmela soffrire? E mentre ciò diceva, ha incominciato a parteciparmi ai dolori della croce. Dopo, mostrandosi placato verso le sue amarezze, ha soggiunto: il confessore dove sta? Signore, non so dove è andato, è certo che non lo vedo più con noi. E lui: lo voglio, che siccome lui ha ristorato me, così io voglio ristorare lui. Due capitoletti diversamente istruttivi, il primo molto molto particolare, che dà degli insegnamenti molto importanti. Numero uno, sugli attacchi che continuamente il demonio suscita contro i membri della Chiesa, contro gli uomini di Chiesa, non esclusi, sacerdoti e altre dignità, dice il testo che abbiamo letto, l'immagine del cane rabbioso, e lì ci sono le uniche istruzioni per fare in modo che la rabbia, ecco, la cattiveria del demonio si spunti contro i degni discepoli di Gesù. E poi ci sono delle indicazioni che, prescindendo da alcune forme, no, che Gesù usa e che erano assolutamente normali per l'età in cui, per il tempo in cui sono stati dati questi messaggi, no? Tanto è vero che erano sancite dallo stesso catechismo, alcune norme, alcune indicazioni che a noi oggi ci suonano un pochino strane, di cui però dobbiamo cogliere la sostanza, che è proprio la sostanza con cui la Chiesa veramente si edifica. Questo è perfettamente, tra l'altro, in linea con tante indicazioni che anche attualmente
nella Chiesa vengono date, specialmente in un contesto gravemente secolarizzato e scristianizzato come l'attuale. Quindi nel 1900 non c'era questo tessuto, quindi le indicazioni date per l'epoca valgono 100 volte tanto più adesso rispetto ad allora. Poi nel secondo capitolo vedremo alcune cose attinenti alla davvero profondità e importanza che un solo atto d'amore, quindi un solo, anche una sola anima che ami sinceramente Gesù, e il bene che questo può produrre di ridondanza a tutta la Chiesa. Allora, qual è l'unico sistema? Allora, dentro la Chiesa c'è un cane rabbioso che fa guai, brutto, smisurata grossezza e fortezza. Questo va a comprendere, qui c'è l'immagine chiaramente del cane rabbioso, l'immagine tipica con cui il demone è stato rappresentato. Sappiamo anche che attraverso questa stessa identica forma, simile, molto simile a quella che abbiamo detto, appariva fin dall'infanzia a Padre Pio da Pietrelcina. Sant'Ignazio di Loyola usa nelle sue esortazioni l'immagine del cane in catena quando parla del demonio. Ecco, qui non parla di un cane in catena in senso stretto, ma parla di un cane che sarà incatenato a seconda delle disposizioni che trova in quelli che cerca di morsicare. Allora, per essere protetti dalle sue maglie, dalle sue insidie, ecco, insidie distruttive nei confronti della Chiesa, perché il sogno del demonio, dobbiamo sempre ricordarlo, è di distruggere la Chiesa cattolica. Certamente noi abbiamo la promessa di nostro Signore che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, ma questo non autorizza nessuno di noi, dall'ultimo dei battezzati fino alle somme gerarchie della Chiesa, a crogiolarsi in questa promessa. Ecco, perché comunque dobbiamo fare attenzione, la Chiesa va edificata, la Chiesa va protetta, la Chiesa va costruita, la Chiesa va difesa e tante altre cose, insomma, quindi soprattutto dobbiamo fare attenzione. Adesso è dei giorni scorsi la notizia che Paolo VI sarà prossimamente canonizzato. Insomma, Paolo VI, che è stato un papa certamente molto significativo per la Chiesa, il magistero specialmente di Paolo VI, insomma, è stato veramente luminoso in alcune lettere, in alcune encicliche, luminoso e anche coraggioso. Ecco. Basti pensare all'Umane Vitae, nel contesto in cui scrisse, basti pensare alla Sacerdotalis Celibatus, quando alla fine degli anni 60 cominciavano le follie sul fatto che i preti dovessero sposarsi, insomma, o alla Mysterium Fidei, bellissima enciclica da pochissimi conosciuti sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, sulla natura essenzialmente sacrificale della messa e sul fatto che la messa ha sempre la sua dignità anche quando è celebrata senza popolo, cioè chi ricorderà, insomma, chi ha studiato un po', che sa tutte le sciocchezze che venivano dette a quei tempi, conosce, insomma, e comprende bene l'importanza di questi interventi, no? Però lo stesso Paolo VI non ebbe il famosissimo discorso di non mi ricordo qual era, del 72, nonostante lui cercasse in tutti i modi di trattenere certe onde che si stavano creando, ebbe modo di dire da qualche parte, in qualche modo, il fumo di Satana è entrato dentro la Chiesa. Ci aspettavamo una grande primavera dopo l'età conciliare, e qui sono arrivate piogge, tempeste e diluvi, anziché arrivare la primavera è arrivato l'inverno, che poi l'inverno. Stavo facendo un lapsus, basta che uno cambia, cambia una consonante da inverno a inferno, insomma il passo è molto molto breve, no? Effettivamente gli anni 70 furono degli anni drammatici, insomma una montagna di sacerdoti che lasciarono il ministero, insomma, e certamente Paolo VI concluse il suo pontificato con un profondo dolore nel cuore, insomma, e quindi è stata veramente una testimonianza drammatica quella data da questo pontefice. E questo per dire che allora l'azione del demonio, di questo cane rabbioso, non va sottovalutata.
Come non possiamo crogiolarsi nel fatto che Gesù ha promesso e la manterrà questa promessa, che le porte dell'inferno preverranno contro di essa, così non possiamo crogiolarci nel dire: ah, va bene, ma Gesù il demonio l'ha vinto, quindi è morto sulla croce ed è risorto, quindi nessuna paura. No, ecco, perché il fatto che Gesù abbia promesso di proteggere la Chiesa non ci esime dal fare quello che possiamo noi per proteggerla, per non andarle a causare guai e per edificarla, appunto. E così il fatto che Gesù abbia vinto, che certamente l'ha vinto il demonio, certamente non toglie a noi il dovere grave di affrontare bene il combattimento spirituale contro il potere e le forze del nemico. Cioè, non è un caso che la frase che ho appena detto è proprio l'orazione che la Chiesa recita nei primi giorni, forse proprio nel giorno delle ceneri, se non ricordo male, di Quaresima, cioè dona il Signore la grazia perché con le armi della penitenza possiamo affrontare il combattimento contro lo spirito del male. La Quaresima che ogni anno la Chiesa ci fa vivere, che ormai è alle porte, rispetto a quando cade questa meditazione, tra qualche giorno comincerà, è proprio il tempo in cui Santa Madre Chiesa ci ricorda: attenzione, Gesù è stato 40 giorni nel deserto a combattere contro il demonio. La Chiesa nella sua dimensione militante, pellegrinante, che è appunto quella terrena, deve combattere contro questo. Non è che noi possiamo pensare che il demonio se ne sta, come dire, per gli affari suoi a torturare i dannati nell'inferno e noi ci lascia in pace. Ha fatto. Ecco. E qui Gesù dice chiaramente: soccombono. Chi? Molti. Chi è che non soccombe? Così, è come dire, a contrario si capisce chi è che soccombe. Coloro che hanno Gesù nel proprio cuore, coloro in cui Gesù forma il centro delle azioni, dei pensieri, dei desideri. Quindi, certo che Gesù ha vinto il demonio, ma se io voglio sperare di poterlo vincere, Gesù deve essere il cuore e il centro della mia esistenza, non a chiacchiere né con la lingua, ecco, ma coi fatti e nella verità. Il centro di tutte le azioni, di tutti i pensieri e di tutti i desideri. Ecco, io mi permetto di chiosare Gesù, che tanto non si offende, d'accordo? O Gesù o Maria deve essere il centro di tutte quante le nostre azioni, di tutti quanti i nostri pensieri e di tutti quanti i nostri desideri. Se stiamo così, la bestia resta debole, cioè ci potrà provare ogni tanto a fare qualche sortita, ma non ce la fa. Capite? Proprio perché Gesù e Maria il demonio se lo sono messi sotto i piedi, e chi ha il cuore realmente pieno di loro non deve temere, d'accordo? E certamente nel suo modo di fare non andrà a fare danni, almeno non rilevanti o non volontari, alla compagine ecclesiale, non farà scandali, non farà brutti peccati, non farà tante cose che non vanno bene. Ecco, ma chi questo non ce l'ha, deve stare attento, perché il demonio perde contro Gesù. Ma vince contro gli uomini, eh? Non è che un abito ecclesiastico nero, viola o rosso ti preserva, o i vari abiti religiosi, ti preserva dalla sua azione e ti mette in una botte di ferro al riparo dall'incursione satanica. Fatto. Anzi, più i colori si vanno raffinando, pensiamo anche a alla figura del pontefice, io ci penso sempre. Che poi più gli anni passano e peggio è, perché oggi, cioè, stare sotto i riflettori in questo modo, stare che dici mezza cosa e 5 minuti dopo sta già rimbombata su tutti quanti i social network, sui giornali, sulle agenzie di stampa, a volte travisata, a volte, cioè, una tensione, insomma, uno sforzo veramente titanico, io non so come fanno a reggere, insomma, specialmente negli ultimi anni, diciamo che appunto da Paolo VI in poi, da quando ha cominciato, ma nei tempi di Paolo VI era un pochino più tollerabile, anche ai tempi di Giovanni Paolo II era un pochino più tollerabile, già Benedetto XVI si è trovato nei guai, perché sotto il suo pontificato si sono sviluppati molto anche i social network, che adesso ormai hanno, come dire, un po' di assolutamente, non so se 2 miliardi di persone sono iscritte su Facebook, è una cosa veramente impressionante. Cioè, un post su Facebook diventa veramente con tutte quante le risonanze che ha. E Papa Francesco adesso si trova nel pieno, insomma, di questo,
di questo vortice. Quindi certamente non è facile, e tutti quanti noi dobbiamo molto pregare, ecco, per tutte quante queste persone. Quindi, cioè, più si sta in alto e più si è tentati, più c'è bisogno delle preghiere di tutti. Ecco, sappiamo che il Papa, l'attuale Papa, io lo leggo in continuazione ogni volta che fa una predica o che scrive qualche cosa, dice sempre: io prego per voi, ricordatevi di pregare per me, e facciamolo, perché io, insomma, sono un povero prete di un borgo medievale, insomma, stupendo, ma insomma abbastanza piccolino, e conosco, insomma, la responsabilità che comporta già oggi essere prete e poi essere parroco. Figuriamoci, i miei confratelli, insomma, che sono stati chiamati dal Signore a più grandi responsabilità, per cui c'è bisogno di molta preghiera, perché possano essere tutti di Gesù ed essere quindi, come dire, immunizzati dalle insidie del demonio. La seconda parte del primo capitolo spiega una cosa molto molto semplice, ripeto, a prescindere dalle forme, obbligare alla confessione, i padroni, i titolari devono occupare i sudditi, insomma, ripeto, sono cose che erano tipiche della spiritualità di allora, che hanno certamente un fondamento dentro un contesto di cristianità diffusa. Cioè, oggi come fai ad andare a obbligare una persona a confessarsi che magari è atea, no? Quindi diventa un pochino differente, ma il senso del discorso che Gesù fa è questo: cioè, le nostre chiese non possono, le nostre parrocchie anche, le nostre, non possono essere delle società anonime, d'accordo? Dove ci si incontra con qualche sguardo, in occasione di qualche rito, funzione sacra, finita la quale, arrivederci, e non so manco come si chiama quell'altra persona, no? Magari in una realtà più piccola, come può essere un paese, sì, io lo so come si chiama quell'altra persona, però, cioè, l'essere membro di una comunità ecclesiale non qualifica affatto in maniera differente il rapporto che già ho con quella persona, in quanto, non so, mio concittadino, o mio compaesano, no? Ma la Chiesa non è questa, però, perché noi sappiamo già dagli Atti degli Apostoli che i primi cristiani si conoscevano, si amavano, si volevano bene. Cioè, il grido che fece scuotere anche l'impero romano, e che concorse non poco al successo, diciamo così, si passi questo termine, della Chiesa, era che i cristiani si amavano veramente. Cioè, i primi cristiani, si raccontano gli Atti degli Apostoli, vendevano le case e i possedimenti, dando i soldi agli apostoli per poter andare incontro alle famiglie bisognose. Cioè, ma oggi chi le fa queste cose qui? D'accordo? Che i parroci sono tutti atti di disperati, insomma, perché le questue nelle chiese non ci paghi manco le bollette della luce, no? Ovviamente senza voler fare nessun discorso dello sterco del diavolo e dei soldi, perché la divina provvidenza è sempre molto grande. Questo è un discorso soltanto per far capire, appunto, quando uno è capace di mettere addirittura le mani non solo nel portafoglio, ma di andarsi a spogliare dei beni per amore del prossimo, vuol dire che c'è una carità, una comunione veramente a prova di bomba. Ora, tra questo e le parrocchie anonime, no? In molte diocesi, per esempio, da queste parti è molto diffuso il fenomeno del cosiddetto nomadismo religioso. Cioè, uno va a messa una domenica qui, una domenica lì. Per carità, la libertà è sacrosanta, io sono sempre stato un fautore della libertà. È chiaro che ci può essere una necessità, un andare a trovare un parente, la suocera, la madre, stare una, cioè, uno non è che ha il pensum, però quando uno fa del nomadismo una regola di vita, cioè nel senso che io mi approccio alla Chiesa come una distributrice di servizi religiosi senza nessun tipo di comunionalità fraterna o filiale nei confronti del parroco, ma questa non è la Chiesa cattolica, però. E allora Gesù si capisce, dice: ma scusate, ma tutti quanti i partiti conoscono bene tutti quanti i suoi membri, d'accordo? Sì, e noi non ci conosciamo tra di noi? Quando ci diventa una parrocchia, una famiglia di famiglie, un luogo dove ci si trova a proprio agio, un luogo dove si comprende che i legami spirituali che ci legano per la fede in Gesù sono addirittura a volte più grandi di quelli di sangue, i quali non vanno mai trascurati, ovviamente, no? Però,
La comunione fondata sulla condivisione del bene più prezioso che abbiamo, che è la santa fede cattolica, e su una vita di carità, diciamo, a livello di intensità, può addirittura superare i legami di sangue che ci uniscono ai nostri cari per vincoli naturali, no? Ma questo non può rimanere un'utopia o un pio sogno, questo dipende dal concorso di tutti. Quindi i parroci soprattutto devono lavorare perché queste occasioni si creino. Ovviamente i fedeli devono corrispondere rispondendo a queste cose, perché altrimenti il parroco organizza tutte le altre riunioni che vuole, tutti i pellegrinaggi che vuole, tutti quanti i momenti di aggregazione che vuole, addirittura a volte anche quasi, non dico profani, ma quasi che vengono fatti dentro le parrocchie anche come ulteriore momento di aggregazione perché le persone possano guardarsi, possano scambiare due chiacchiere, possano fare qualcosa del genere. Certo, se non c'è nessun tipo di risposta, anche un'attività di questo genere diventa sterile, no? Ma oggi c'è quanto mai bisogno di lavorare in questa direzione. Ecco, io so, insomma, che molte diocesi e anche varie indicazioni delle conferenze episcopali vanno in questa direzione, che è una direzione corretta, cioè per oggi più che mai, anche perché oggi c'è il problema del vuoto, della solitudine e di tante cose che nella Chiesa e attraverso la Chiesa potrebbero essere tranquillamente superate se ci rimboccassimo tutte quante le maniche, appunto cercando di costruire una Chiesa, come secondo un'espressione usata da San Giovanni Paolo II, come casa e scuola di comunione e come luogo dove si vive, dove circola la carità fraterna. Ecco, l'affetto santo e spirituale tra i suoi membri, l'amore agapico, come diceva Benedetto XVI in una sua bellissima enciclica, no? Quei rapporti cordiali, fraterni, ecco, che anche l'attuale pontefice, col suo stile, insomma, di fare molto prossimo, molto, molto vicino, cerca in tutti i modi di favorire, ecco, e che sembrano, insomma, incontrare ovviamente il gradimento delle persone molto bene, ecco, purché tutti prendendo esempio ci impegniamo in questa direzione. Una riflessione un pochino atipica negli scritti della Divina Volontà, però questa c'era e su questa dovevamo meditare. La seconda parte, il secondo capitolo, lo possiamo meditare un pochino più rapidamente perché contiene un tema che è già stato oggetto di riflessione, no? Il discorso è molto semplice per certi aspetti. Luisa si lamenta che Gesù non si faceva vedere, Gesù dice: guarda, io adesso devo per forza di cose esercitare la mia giustizia nei confronti degli uomini, se no questi continuano a passare di peccato in peccato. Ed è molto bello quello che dice Gesù, perché non c'è soltanto l'aspetto, come dire, noto nella letteratura spirituale cristiana della sostituzione vicaria che lui stesso ha vissuto, cioè è lui che ha sofferto la passione e la morte per tutti e le anime a lui care continuano in qualche modo a partecipare di questo suo ministero e stornando, ecco, i provvedimenti un pochino più forti, insomma, dell'Altissimo quando vede che i cuori degli uomini sono duri e non si convertono, no? Quindi ottenendo grazie, tempo, dilazioni, possibilità meno, come dire, meno dolorose, meno forti, ecco, di riflettere e di lasciare il peccato, che è l'unica causa delle nostre guai, della nostra infelicità, e di tornare al Signore, no? Ecco, la cosa impressionante, almeno per me, è che Gesù dice: guarda, io non vengo perché se poco poco sto 2 minuti con te, tu mi vinci. Cioè, e questa è una cosa, almeno per me, come dire, santamente impressionante e santamente sconvolgente. Perché io dico, cioè, io mi sento vincere da te e mai metto mano ai castighi. Quindi che significa? Significa che l'amore di una creatura, lui dice, guarda che io ti dico che anche a stare in buono con una sola creatura mi sento disarmato. Stare in buono significa, se c'è una sola creatura che vuole un po' di bene a Gesù, d'accordo? Non dico come Luisa che è la crocifissione, ma che è capace di offrire qualche piccolo sacrificio per lui, lo disarma. Noi non ci rendiamo conto di questo qui, ma magari cose brutte che sarebbero potute succedere
come correzione di qualche situazione o realtà di peccato in qualche posto, in qualche luogo, non sappiamo come, non succederà per quel piccolo digiuno che ti ho offerto per amore di Gesù. Io quando leggo queste cose rimango sinceramente incantato, esterrefatto, perché dico, ma è tanto grande il potere che c'ha l'amore di un povero peccatore quale posso essere io o qualunque altro essere umano sul cuore di Gesù? Sembrerebbe di sì, ecco, certamente io meno che mai non mi sento certamente una Luisa Piccarreta, no? Ma qui Gesù sembra sganciarsi un po' dal discorso contingente di quest'anima, no? Perché dice, anche a stare in buono con una sola creatura mi sento disarmato. Quindi forse speriamo che non sia indispensabile che sia tanto pura e tanto santa come fosse Luisa Piccarreta, no? Quindi anche una goccia di un povero amore sacerdotale, di un povero prete o anche di un povero amore di una povera mamma, di un povero papà, di un povero laico, sincero, ecco, e come dire, capace di esplicarsi in qualche piccolo gesto di offerta, no? Ecco, certamente la crocifissione è una cosa un pochino grande, certamente non è alla nostra portata e come sappiamo non bisogna neanche chiederla a Gesù, però ripeto, piccolo sacrificio, tengo spenta la televisione per un giorno, faccio un digiuno, faccio un altro gesto di mortificazione, non lo so, mi dico un rosario in ginocchio, sono tante le piccole cose che possiamo offrire al Signore, però queste sembra che gli siano molto molto gradite. Addirittura Gesù dice, manda a chiamare il confessore, perché era il confessore che aveva detto a Luisa, fatti crocifiggere, perché? Perché così consolerai Gesù e risparmierai un po' di pena al mondo. E Gesù manda a chiamare il confessore perché come lui ha ristorato me, così io voglio ristorare lui. Anche questo termine che Gesù usa, no? L'essere ristorato. Cioè, se uno prendesse molto sul serio, cioè in sede di meditazione, è il luogo opportuno dove fermarsi, no? Dice, ma io posso ristorare Gesù, cioè posso fare contento Gesù, posso fargli spuntare un sorriso, posso dargli una consolazione dinanzi a tanta ingratitudine degli uomini. Io, proprio io? Sembra tu proprio tu, sembra io proprio io. E questo chiaramente ci riempie di gioia. Senza inopportune e false, sarebbero in questo caso umiltà, ci sproni anche ad essere solerti, solleciti, attivi in questo, sapendo che diamo tanta gioia a Gesù e sapendo che possiamo produrre degli effetti che su questa terra non li conosceremo. Ma pensiamo se quando saremo morti, non lo so, potessimo vedere che andava a succedere qualche guaio da qualche parte e che quel guaio non è successo perché quel giorno io ho fatto quell'atto d'amore, quel gesto di amore, quella mortificazione, quella penitenza offerta a Gesù. Penso che ne saremmo onorati, edificati e certamente felici nel vedere qualcosa del genere, che dobbiamo pensare essere più che possibile, ma quasi garantita, ecco, in base alle parole che Gesù ha detto. O nostra Divina Maria, che proprio Paolo VI, che abbiamo tante volte citato, volle chiamare madre della Chiesa, Mater Ecclesiae, ecco, aiutaci ad edificare una comunità ecclesiale secondo il cuore di Gesù, secondo le indicazioni anche di Gesù, ecco, come cellula viva e dove l'amore suo circoli, ecco, dove lui sia il centro, tu, ecco, oggetto di profondo amore e devozione, le autorità della Chiesa oggetto di rispetto, non di critica, e
non di maldicenza, ma casomai di nostre preghiere, perché il Signore le aiuti nelle loro missioni. E aiutaci anche tu tante volte, in tante apparizioni, dici sempre di pregare, di offrire sacrifici, di pregare, di offrire sacrifici, di pregare, di offrire sacrifici. Oggi Gesù ci fa capire un po' meglio perché, ecco perché attraverso queste offerte passate poi ancora di più per il tuo cuore immacolato, abbiamo ascoltato la grande consolazione, la grande gioia che possiamo dare a Gesù e il grande bene che possiamo ottenere a beneficio della Chiesa e a beneficio più in generale di tutti quanti. E gli uomini creati da Dio e oggetto tutti, ecco, in quanto anime da Lui create del suo amore appassionato, profondo, che gli ha spinto a versare fino all'ultima goccia di sangue per ciascuno come se fosse l'unico. Aiutaci a percorrere con ferma risolutezza queste strade di grande santità. E di grande conformità al divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.